Sono piccoli silenziosi ecologici e garantiscono un importante risparmio energetico. Sono i nuovi veicoli elettrici di cui ASET S.p.A. si è dotata per lo svuotamento dei cestini. Si tratta di 4 mezzi Goupil G4 tenuti in locazione, ideali per percorrere i vicoli del centro e non solo, assicurando il minor impatto possibile in termini di emissioni inquinanti e acustiche. I veicoli raggiungono una velocità massima di 50 km orari, ma assicurano una silenziosità che chi abita in città saprà di certo apprezzare. Li stiamo testando, nel senso che abbiamo fatto un po' di conti, li vorremmo acquistare definitivamente, però vogliamo un annetto di prova. Sono praticamente in leasing per capire effettivamente se le prestazioni sono quelle che ci hanno in qualche modo preannunciato e se sono dei mezzi validi a tutti gli effetti. Quindi sono 4 mezzi che sono già entrati in funzione e non si tratta solo del centro storico, ma si tratta anche del mare, quindi tutta la parte che riguarda la ricezione alberghiere, quindi sarà interessante anche per quest'estate per evitare quel minimo rumore che c'era prima, e anche la zona di Gimara l'abbiamo fatta e poi anche in altre zone verrà ampliato il servizio. I nuovi veicoli green sono lunghi circa 3,70 m e larghi poco più di 1,5 m. Grazie alla loro batteria al litio garantiscono un'autonomia di circa 80-90 km oltre a un tempo di ricarica di 6 ore e mezza. In questo modo verranno immesse 35 tonnellate di CO2 in meno ogni anno. Sono completamente a batteria, hanno un'autonomia di quasi 8 ore. Abbiamo già fatto i calcoli che da un punto di vista remunerativo sono già convenienti solo sui risparmi energetici. Noi abbiamo molti mezzi che sono addirittura a metano e altri a gasolio, e con i prezzi che ci sono adesso inizia a essere importante la spesa che dobbiamo sostenere. Naturalmente sono dei mezzi del tutto silenziosi, infatti ci dovremo anche porre un attimino il problema di magari menzionare con un cicalino la presenza dei mezzi, perché molte volte non si vede proprio che sono magari alle nostre spalle o quant'altro, nonostante l'attenzione dei conduttori. E quindi è la strada che stiamo seguendo, quella di innovare al più sia il parco mezzi che andare verso i veicoli a batteria, che ormai sono il futuro. Dunque diversi progetti e i vantaggi di questi mezzi elettrici, grazie ai quali ASET spenderà il 75% in meno. Sindaco, anche lei è salito su uno di questi mezzi, possiamo dire una piccola rivoluzione ecologica? Beh sì, sono azioni concrete, perché parliamo tanto di transizione ecologica ma poi bisogna tradurla con iniziative, e qui lo stiamo dimostrando, l'abbiamo fatto anche, ricordo anche tutta la flotta per le mense tutta elettrica, ma anche qui il lavoro che viene fatto per la pulizia della città, in modo particolare nel centro storico, nella zona mare, nei quartieri, nei centri abitati, dove va ridotto l'inquinamento, va applicato un percorso di risparmio, e questa è una bella risposta. Ovviamente si sta sperimentando, ma l'obiettivo è quello di incrementare sempre più con l'utilizzo di mezzi elettrici.